Gentili telespettatori, ben ritrovati in questa nuova edizione del nostro telegiornale. Alessia Pifferi, la 38enne che nel luglio 2022 ha lasciato morire di stenti la figlia Diana, di meno di un anno e mezzo, era capace di intendere e di volere. Lo ha stabilito la perizia psichiatrica. Il complicato quadro psichiatrico di Alessia Pifferi non è tale da farne scemare in maniera significativa la capacità di intendere e volere, né da minarne la capacità di stare consapevolmente in giudizio. È il risultato della perizia psichiatrica d'ufficio, disposta 4 mesi fa dalla Corte d'Assise di Milano, sulla 38enne imputata di omicidio volontario pluriaggravato per aver lasciato la figlia di 18 mesi, Diana, sola in casa con appena 2 biberon di latte, 2 bottigliette d'acqua e una di teuccio, dal 14 al 20 luglio 2022, quando fu trovata morta per disidratazione. Nello scorso ottobre, lo psichiatra Marco Garbarini, consulente del difensore Alessia Pontenani, aveva prospettato che Pifferi scontasse un deficit di sviluppo intellettivo di grado moderato, che secondo la difesa non le avrebbe fatto provare empatia e accorgersi dei bisogni e della sofferenza degli altri. La Corte d'Assise aveva quindi ritenuto la perizia psichiatrica necessaria per verificare la sussistenza al momento del fatto della capacità di intendere e di volere, nonché l'eventuale pericolosità sociale della donna, e l'avevano affidata a Elvezio Pirfo, professionista anni fa già tra gli esperti del caso di Cogne, il quale ha svolto il proprio lavoro prescindendo del tutto dalle relazioni delle psicologhe di San Vittore. Quella che intanto ora ha comunque dato un esito diverso da quello sperato dalla difesa, dall'inizio del dibattimento alle prese con l'evidente rischio che l'imputazione di omicidio volontario, appesantita dalle 3 aggravanti dell'aver agito nell'ambito del rapporto genitoriale, per futili abietti motivi e con premeditazione, possa determinare una condanna all'ergastolo. Restiamo sulla cronaca. Prenderà il via a Milano il prossimo 17 maggio il processo in rito abbreviato per Alberto Genovese, l'ex imprenditore del web già condannato definitivamente a 6 anni e 11 mesi di reclusione per aver drogato e violentato 2 ragazze e oggi imputato in un secondo filone di indagine con al centro ulteriori accuse, tra cui episodi di abusi sessuali nei confronti di altri 2 giovani che sarebbero stati commessi con lo stesso schema, ossia con uso di cocaina. Ad ammettere la richiesta del rito alternativo, che prevede lo sconto di un terzo della pena, condizionata all'acquisizione di documenti, in particolare le relazioni sul percorso clinico e terapeutico intrapreso per disintossicarsi dalla cocaina, è stata la GUP Chiara Valori. E torniamo ora sui fatti avvenuti a Pisa venerdì scorso, quando, come mostrano alcuni video, gli studenti in manifestazione pro-Palestina sono stati caricati dalle forze dell'ordine sul posto. Episodio che ha portato il capo di Stato, Sergio Mattarella, a rivolgere un monito al ministro dell'Interno Piantedosi. Il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, e il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, hanno commentato la vicenda. Evidentemente il monito di una persona che ritiene sia necessario fare delle valutazioni per cercare di stabilire, di accertare se ci siano delle responsabilità e per evitare che in futuro si possano ripetere. Così il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, sulla chiamata intercorsa tra il presidente Mattarella e il ministro Piantedosi sui fatti avvenuti venerdì a Pisa. L'autorevolezza delle forze dell'ordine non si misura sui manganelli, ma sulla capacità di assicurare sicurezza tutelando, al contempo, la libertà di manifestare pubblicamente opinioni. Con i ragazzi, i manganelli esprimono un fallimento. Queste sono state le parole del capo dello Stato. Sulla vicenda si è anche espresso il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che ha commentato le dimissioni invocate ieri dagli studenti davanti al Viminale per il ministro e poi anche la manifestazione tenutasi nel capoluogo meneghino, anch'essa interessata da disagi e violenze. Non sta a me giudicare, però ho molto apprezzato l'intervento di Mattarella. Oggettivamente mi sembrava una manifestazione molto tranquilla, molto pacifica. In realtà nelle manifestazioni il tema non è mai, quasi mai quello relativo ai manifestanti, e semmai il fatto che a volte ci sono degli infiltrati. Per esempio, sabato a Milano sono stati episodi sgradevoli dovuti appunto alla presenza di infiltrati. Ho chiamato ieri la vigilessa che è stata colpita da un sasso. Però questo clima da repressione che un po' si respira oggettivamente non va bene. Erano ragazzi, erano studenti, mi sembrava proprio il caso di non sembrava il caso di intervenire in quel modo. Quindi bene Mattarella e il suo richiamo. Le dichiarazioni di Fontana e Sala hanno avuto luogo all'Humanitas University, che compie 10 anni, e in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico è stato presentato l'Innovation Building,
un nuovo spazio dedicato alla sinergia tra medicina e ingegneria. Inaugurato l'anno accademico di Humanitas University, che nel 2024 festeggia 10 anni dalla sua fondazione. Presenti alla cerimonia il ministro della Salute Orazio Schillaci, il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, il sindaco di Milano Giuseppe Sala e il sindaco di Pieve Emanuele Pierluigi Costanzo. La cerimonia è stata l'occasione per riflettere sulla storia e le sfide future dell'Ateneo, nato alle porte di Milano in posizione strategica. A 2 passi dall'Istituto Clinico Humanitas e dal centro di ricerca dove lavorano oltre 500 scienziati. Oggi sono più di 2.700 gli studenti, quasi la metà provenienti dall'estero, iscritti ai 7 corsi di laurea e ai corsi post lauream di Humanitas University. I fiori all'occhiello sono il corso di laurea in medicina e chirurgia in lingua inglese e il corso MedTech School, progettato in collaborazione con il Politecnico di Milano con l'obiettivo di integrare e potenziare le competenze tipiche del medico chirurgo con quelle di base e applicate dell'ingegneria biomedica. Beh, un traguardo importantissimo. In 10 anni l'università ha scalato le classifiche, è entrata nelle prime 170 del mondo, è la più giovane che ha raggiunto questi risultati. È un centro di ricerca che è un grande centro di misurazione come Scimago, classifica al 2° posto in Italia, 2.700 studenti, un nuovo edificio destinato all'innovazione con un centro di intelligenza artificiale. Insomma, è una festa di quello che siamo riusciti a fare, ma è anche l'orgoglio di quello che abbiamo fatto e anche la preoccupazione di un avvenire che si presenta con moltissime complicazioni, difficoltà, le risorse non sono abbondanti e dobbiamo lavorare tutti insieme per riuscire a dare ai cittadini una risposta a dei bisogni crescenti e che in questo momento è difficile soddisfare. Ma noi abbiamo già oggi un numero di studenti di medicina che è il 50% circa degli studenti che vengono da tutto il mondo. E poi stiamo, dal punto di vista innovativo, abbiamo lanciato questa laurea prima al mondo in cui ci si laurea in medicina con un double degree, cioè con una laurea contemporanea in ingegneria. E stiamo studiando nuovi corsi, in particolare sull'intelligenza artificiale, su tutta l'innovazione con il nostro Simulation Center. Dobbiamo essere sul fronte dell'innovazione mondiale per poter attrarre professori e talenti. Abbiamo 2 visiting professors che sono premi Nobel, abbiamo premiato Caricò, che è stata nominata premio Nobel per i vaccini, e quindi siamo un centro che si pone l'idea di essere un centro che compete nel mondo. La risposta di Humanitas University alle sfide del futuro si chiama Roberto Rocca Innovation Building, la casa in cui far crescere e stimolare le idee, aiutare gli studenti a metterle in pratica in sinergia con l'ospedale, il centro di ricerca e il mondo delle aziende. Uno spazio fisico di 6.000 metri quadri in cui sperimentare le frontiere della microspia, della stampa 3D e dell'intelligenza artificiale. L'edificio è inoltre pensato per le necessità degli studenti di MedTech. Il nostro futuro credo che sarà caratterizzato fondamentalmente da questa ricerca portata al cutting edge con l'apertura di nuovi laboratori come il laboratorio 3D o il laboratorio CLEM, in cui vengono utilizzate sia microscopia, metodiche di microscopia ottica che di microscopia elettronica, per andare a sondare, per andare a svelare l'ultra piccolo a livello macromolecolare, quindi la possibilità di andare a testare farmaci su campioni direttamente provenienti dai pazienti. Quindi è il nostro futuro che si basa su questi elementi, il senso di comunità che vogliamo dare sempre di più alla Humanitas University, l'internazionalizzazione. Passiamo ora ai trasporti. Mattinata di disagi per i pendolari Trenord. Molte corse sono state cancellate, mentre altre hanno subito ritardi anche di 95 minuti. Al caos sulle linee si è presto aggiunta la rabbia sul web. La settimana lavorativa è iniziata nel peggiore dei modi per i pendolari lombardi, alle prese con un lunedì mattina da incubo anche per via del meteo. Le corse di Trenord hanno infatti subito cancellazioni e ritardi mostruosi anche nell'ordine dei 90-95 minuti.
L'azienda ha fatto sapere che i disagi sono da imputare a un guasto agli impianti delle rimesse del sito di manutenzione di Milano Certosa, che ha portato i treni a non poter uscire né essere composti. Tra le linee più colpite la Tirano-Sondrio-Lecco Centrale, la linea da Como per Chiasso e quella per Malpensa e la Milano-Bergamo via Carnate, già interrotta tra Ponte San Pietro e Bergamo. I treni partiti in ritardo viaggiano stracolmi a causa delle cancellazioni ed effettuano fermate straordinarie nelle stazioni intermedie, aumentando ulteriormente i ritardi. Sul web si è scatenata la rabbia contro Trenord e l'ennesima giornata di disagi. Uno schifo, si paga il biglietto per viaggiare così, per non parlare dei continui ritardi o cancellazioni, si legge in uno dei tanti commenti sul gruppo pubblico Facebook di Servizio Trenord. Quattro gocce d'acqua per Trenord sono avverse condizioni meteorologiche, tipo uragano Katrina, ribatte un altro pendolare esasperato, a cui si aggiunge la considerazione di un altro collega di sventura. Oggi il meteo, domani i lavori, mercoledì la nebbia, giovedì le sette piaghe d'Egitto e venerdì lo sciopero. E rimaniamo sul tema perché l'8 marzo, in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti della Donna, è stato proclamato uno sciopero generale nazionale, con manifestazioni in programma anche a Milano. L'agitazione potrebbe colpire anche il settore dei trasporti. Venerdì 8 marzo avrà luogo uno sciopero generale, con cortei nella città che rischiano di paralizzare Milano, per la Giornata Internazionale dei Diritti della Donna. A Milano saranno a rischio i mezzi ATM, metro, bus e tram e i treni Trenord e Trenitalia. Secondo quanto preannunciato sul portale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, quel giorno ci sarà uno sciopero generale dei settori pubblici, privati e cooperativi e durerà l'intera giornata. A proclamarlo sono diverse sigle, anche se alcune prevedono l'esclusione del settore trasporti. In particolare, per SLAI COBAS, per il sindacato di classe, e ADL COBAS, l'agitazione sarà di carattere nazionale e coinvolgerà anche il personale di autostrade. I treni saranno a rischio dalla mezzanotte alle 21, mentre il trasporto pubblico locale, quindi i mezzi ATM a Milano, avranno fasce orarie garantite da città in città. A Milano, sul portale ATM, non sono ancora state comunicate. Per quanto riguarda USB e CUB, lo sciopero non prevede che i lavoratori del comparto dei trasporti incrocino le braccia, ma di certo molti di loro scenderanno in piazza, per cui quel giorno la mobilità sarà quasi certamente molto difficoltosa all'interno dell'area metropolitana di Milano. Fino all'11 maggio il Museo Diocesano di Milano propone per la Pasqua 2024 un capolavoro di Bellini. Vediamo. È come se in qualche modo quest'opera ci facesse comprendere, grazie a quello squarcio meraviglioso di cielo azzurro in alto, che la morte non è l'ultima parola, ma che c'è una speranza, che Cristo con la sua morte ha aperto la strada del cielo, di un cielo con la C maiuscola, appunto portando alla resurrezione. È un po' quello che questa mostra che il Museo Diocesano propone nel tempo della Quaresima e della Pasqua vuole suggerire a tutti i visitatori. La preziosa tavola costituiva in origine la cimasa per la pala realizzata da Bellini fra il 1472 e il 1474 per l'altare maggiore della chiesa di San Francesco a Pesaro, uno dei massimi capolavori della pittura italiana, che segna la maturità del pittore e sigla il suo ruolo di caposcuola della pittura veneziana. Era la cimasa, questo è il termine tecnico con cui si descrive questo elemento che sovrasta la pala d'altare, soprattutto tra fine 4 e inizio 500. È un dipinto straordinario sia dal punto di vista della qualità tecnica, stilistica, perché siamo in una fase in cui Bellini è ormai un artista maturo, ormai ha quasi 50 anni, è un pittore con una propria bottega, un pittore che si è formato con il ricordo e con i modelli di Donatello, di Mantegna, che peraltro è suo cognato, e altri grandi artisti di quegli anni. La scena raffigura il momento che precede la sepoltura, in cui il corpo di Cristo viene unto con oli e profumi in uno spazio ristretto e compresso, reso con un taglio fortemente scorciato dal basso verso l'alto, che tiene conto dell'altezza a cui la tavola doveva trovarsi, e risalta la presenza statuaria dei quattro personaggi: Cristo, Giuseppe d'Arimatea, Nicodemo, oltre alla Maddalena, che tiene tra le sue mani quella di Gesù. Siamo in un momento appunto dopo la morte di Gesù, un momento preciso che non viene raccontato dai Vangeli ma da altri testi, i cosiddetti Vangeli apocrifi, ed è il momento dell'imbalsamazione, dell'unzione di Cristo, che avviene con tre personaggi che tutti e tre hanno avuto per certi versi una vicenda simile, quella della conversione: la Maddalena, che viene rappresentata nel momento in cui
unge la mano del suo maestro, di Gesù, con questo vasetto che invece viene tenuto in mano da Nicodemo. Nicodemo, appunto, un altro personaggio che si converte alla fede cristiana, era un ebreo, e che segue di notte per non farsi intercettare, appunto, il suo maestro. E Giuseppe d'Arimatea, un altro ebreo, un personaggio importante del Sinedrio, che riesce a ottenere quel pezzo di terra, diciamo, in cui viene sepolto Gesù, e a seppellirlo con tutti gli onori. Quindi questo è un momento, dal punto di vista anche simbolico e religioso, fondamentale per il cristiano. Il momento in cui Gesù sta per essere sepolto, e vedete il sepolcro che si vede, si intravede in basso, e viene cosparso di questi unguenti e oli profumati per rendere il suo cadavere, se si può dire così, duraturo, eterno. E quindi c'è già questo senso di eternità in questo momento, che è un momento pur drammatico, perché è un momento, appunto, della morte appena avvenuta, con il corpo di Cristo bloccato in questo rigor mortis, e il cui colore, se vogliamo, contrasta, no, con i colori delle persone vive che gli sono attorno. Per cui c'è anche questo contrasto cromatico straordinario tra il Cristo che è appena morto e i tre discepoli che lo stanno curando appena morto. È proprio lo straordinario intreccio di mani a costituire il punto focale della rappresentazione. Le mani intrecciate costituiscono realmente il fulcro di una composizione di grande intensità. I personaggi aggrottano la fronte, schiudono le labbra, Maddalena sembra trattenere delle lacrime e intanto, con un gesto di grandissima delicatezza, unge le ferite sulle mani di Cristo. L'esposizione si completa con una sezione che presenta le opere di quattro autori contemporanei che si sono confrontati con il capolavoro belliniano. Quest'anno abbiamo fatto un passo in più, non solo per avvicinarsi all'opera. I visitatori percorreranno, appunto, alcune sale nelle quali apparati didattici, video con musiche e degli apparati scenografici aiuteranno a comprendere di più quest'opera e anche la pala di cui era parte. Ma abbiamo anche chiesto a quattro artisti, in collaborazione con Casa Testori, di lavorare su questo tema. E allora Letizia Cariello, Emma Ciceri, Andrea Mastrovito e Francesco De Grandi hanno lavorato proprio a partire da queste domande. Ma davvero il dolore e la morte sono l'ultima parola o c'è una speranza in più? E poi cosa vuol dire prendersi cura realmente? Io credo che tutti noi in questi anni, soprattutto dopo quello che è successo con la pandemia, con le guerre attualmente in corso, abbiamo dato davvero un nuovo senso a cosa sia la cura, e credo che questa mostra possa essere un punto di riflessione per tutti noi. Vediamo ora le previsioni del tempo. Ben ritrovati ai nostri telespettatori da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Perturbazione che per la giornata di martedì continua ad interessare le regioni settentrionali del nostro territorio, con piogge e rovesci localmente intensi specie sulle regioni di nord-ovest e della neve sulle Alpi. Ma diamo subito uno sguardo nel dettaglio alla situazione attesa in Lombardia. Sarà una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo, con piogge e rovesci per gran parte della giornata, neve sulle Alpi e temperature massime non oltre i 9-10 gradi. Per quanto riguarda invece la giornata di mercoledì, le temperature massime tenderanno ad aumentare, raggiungendo anche punte di 14 gradi. Il contesto però sarà ancora una volta instabile, con fenomeni che tenderanno ad attenuarsi solo verso la serata. Tutti i dettagli, come sempre, scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo. Gentili telespettatori, questo telegiornale termina qui. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.